C'era una volta un pesce di nome Clemente. Clemente era come tutti gli altri suoi simili: aveva gli occhi, la bocca, le pinne e la coda. Viveva nel mare, respirava con le branchie e mangiava ciò che trovava nell'acqua, come tutti gli altri pesci. C'era una cosa però che lo rendeva unico e speciale: non sapeva nuotare. La storia di Clemente, il pesce col salvagente, è un'altra una delle storie che fanno parte della collana Leggere facile. E leggere facile perché queste storie hanno una caratteristica particolare. Sono storie per tutti, per tutti i bambini. Sono storie per quelli che sanno leggere bene, che leggono già un sacco di libri, che addirittura sarebbero capaci di leggere sotto di sopra, capovolti, a testa, a testa in giù. Ma sono storie anche per quei bambini che sono... Semplicemente più piccoli oppure che sono meno bravi a leggere e che per leggere e capire bene hanno bisogno di stare a testa in su. Quindi, storia a testa in su e storia a testa in giù. Questo perché la storia di Clemente è presentata in due versioni, una versione a testa in giù e una versione semplificata a testa in su. La stessa storia è per tutti i bambini: con. Una presentazione completa della no? storia mh, più complicata, più complessa e una versione più semplice che a, utilizza delle semplificazioni e delle facilitazioni, ma la storia è la stessa, è una storia per tutti. All'interno del libro presentiamo anche dei giochi divertenti e per la lettura in classe, insieme ai compagni e alle insegnanti, presentiamo anche. Un quaderno operativo per rielaborare la storia, approfondire gli apprendimenti che in essi sono presentati. Mi piace però pensare, mi piace dire che queste storie sono state scritte con un obiettivo principale: quello di divertire nella lettura. E ci piace pensare, ci piace dire che il divertimento è per tutti i bambini, nessuno escluso.